Ricordiamo a tal fine l'uso di alcune sostanze chimiche, come il glifosato, considerate altamente tossiche per la salute umana e l'ambiente, che richiedono proprio un intervento del potere esecutivo. Aggiungo come i ritardi sulla corretta applicazione delle misure previste dal piano di azione nazionale, il PAN, rendono tra l'altro impraticabile una serie di interventi importanti, come ad esempio le linee guida per l'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, per la scelta delle misure da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei siti Natura 2000. E anche delle aree protette, o ancora la messa a disposizione per le regioni delle informazioni più rilevanti sulla tossicità e gli aspetti fitosanitari dei prodotti in commercio. Bene quindi le sollecitazioni rivolte al Governo attraverso gli impegni formulati nelle mozioni, la maggior parte dei quali espressi in maniera univoca poi da gruppi parlamentari presentatori degli atti, tra cui il nostro, Alleanza Liberal Popolare delle Autonomie e del Movimento Associativo degli Italiani all'Estero. Condivido le dichiarazioni dell'esponente del Governo sugli impegni assunti a fronte delle necessità e delle esigenze di intervento che sono emerse nel corso del dibattito, su una rivisitazione delle autorizzazioni in deroga dei prodotti fitosanitari per ragioni di emergenza fitoiatrica, finalizzate a un uso più limitato delle istanze presentate. Aggiungo ancora come la necessità di migliorare il coordinamento delle norme relative alle misure per un uso sostenibile dei pesticidi con i controlli previsti dal Ministero della Salute, il cui numero resta comunque il più elevato d'Europa, come rileva l'EFSA, prestando attenzione in particolare al fenomeno del multiresiduo, non potrà che rafforzare il nostro Paese in tema di contrasto alla fitopatologia. Concludo pertanto esprimendo naturalmente il voto favorevole sulla nostra mozione, ma anche su gran parte delle altre, voteremo favorevolmente, che recepisce molte delle indicazioni riportate nel testo da noi presentato. Grazie. La ringrazio. Adesso il collega Fautilli. Prego. Grazie Presidente, colleghi e colleghe, Sottosegretario, il tema trattato dalle mozioni in votazione oggi è certamente rilevante, è molto serio, come anche lei nel suo intervento iniziale ha rilevato, ed è bene che il Parlamento si occupi di una materia tanto importante per la salute dei cittadini e la preservazione dell'ambiente. La normativa attuale divide i pesticidi in prodotti fitofarmici che vengono utilizzati per la protezione delle piante e per la conservazione dei prodotti vegetali e in biocidi impiegati in varie attività, disinfettanti, preservanti, pesticidi per uso agricolo ed altro. Spesso i due tipi di prodotti utilizzano gli stessi principi attivi. Il termine pesticidi, quindi, comprende l'insieme di questo tipo di sostanze. Si tratta di sostanze chimiche impiegate per la protezione delle piante e per la conservazione dei prodotti vegetali insieme ai biocidi, che hanno molte applicazioni per la difesa della salute e la preservazione dei materiali. Ma essendo concepiti appunto come pesticidi, ossia come strumenti per combattere organismi viventi considerati nocivi, possono avere effetti nocivi sull'uomo e sull'ambiente. Infatti, in funzione delle caratteristiche molecolari, delle condizioni di utilizzo e di quelle del territorio, esse possono migrare e lasciare residui nell'ambiente e nei prodotti agricoli, con rischi immediati ed a lungo termine per la salute dell'uomo e per la sopravvivenza degli ecosistemi. Sappiamo anche che molti di questi prodotti